invidiare il successo che altri ottengono grazie a lei. Non appropriarti di quella degli altri senza autorizzazione. Non ricorrere a lei per rubare l'uomo della tua migliore amica. Non abusare di lei per irretire attempati e facoltosi signori deboli di cuore. Ecco il verbo secondo GHD. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall. In the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who is as sweet as a dove. For the first time, I can see I need love. There I was, joking at my games. So many hearts and I'm saying no names. A thought occurred, tears made my eyes burn. I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'll never dish another raw deal. Playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say I love you. Say no more, I whisper in your ear. I say I love you, I will always be here. And though I often reminisce, I can't believe. Nothing lasts forever. No one lives forever. Keep that in mind. And love.
Amici di Teleradio R, buonasera e benvenuti a questa prima puntata di Migliorarsi. Un format nuovo, una trasmissione, un programma che ha l'ambizione di aiutare alcuni partecipanti, ma tutti quelli che seguiranno questo programma, a migliorare il proprio stile di vita, la propria immagine, il proprio look. Vorrei dire tante cose su questo programma, però potrei passare subito la parola a qualcuno che di questo programma è il papà, è l'ideatore, è colui che veramente ha pensato dall'inizio alla fine tutta la struttura. Ed allora, prima ancora di entrare nel vivo del programma, io chiederei a Carlo Ventola, qui presente, di raccontarci innanzitutto perché ad un certo punto ti è venuto in mente questo programma. E parlaci un po' tu meglio di questo programma. Cosa faranno i ragazzi che poi andremo a conoscere? Bene, cosa faranno lo vedremo man mano. Io ti dico che un po' di anni fa, camminando per le vie di Parigi, precisamente sugli Champs-Élysées, sono rimasto colpito da una frase bellissima che è impressa vicino a un istituto di bellezza grandissimo. E sta scritto: non esistono donne brutte, ma esistono donne pigre. Bene, questa frase l'ho fatta mia, e così nasce proprio l'equipe. Questa equipe che vuole proprio prendere per mano qualsiasi persona che voglia comunque avere un cambiamento, e gli fa fare un percorso di benessere che fa scoprire le meraviglie che siamo. Questo percorso comincia con un diario alimentare sano, poi ancora con un po' di moto, facendo palestra, facendo piscina, con dei massaggi tonificanti e rilassanti. Poi si corona il tutto con la cornice del viso, con un colore appropriato di capelli, con un taglio altrettanto appropriato e un make-up che deve proprio incorniciare e esaltare al meglio la bellezza di ognuno. Questo è proprio Migliorarsi. Benissimo, allora avendo fatto questo cappello preciso, vediamo un po' quali saranno i tecnici, quali saranno le persone, gli esperti che aiuteranno i ragazzi, che ripeto, poi andremo a conoscere, a raggiungere il loro obiettivo, quindi a avviare la loro crescita, il loro miglioramento. E allora iniziamo dalla dottoressa Giselda Di Marco, biologa e dietista. Giselda Buonasera. Di Carlo, ok, biologa e dietista. Sì. Seguiamo con Donato Curci, personal trainer. Buonasera. Poi Marino Scioscia, istruttore, ma in questo caso ci tengo a precisare esperto esterno della piscina Nike Sport, poiché la ragazza, il tecnico che seguirà i ragazzi nel loro programma di lavoro, in questa puntata non è potuta avvenire. Quindi in sostituzione abbiamo l'esperto, ripeto, Marino Scioscia. Ricordiamo il nome della ragazza. Francesca Tedeschi, poi tanto la conosceremo, certo. Conosceremo Francesca nelle successive puntate. E poi abbiamo Marinella Alfieri, buonasera. Estetista. Buonasera. Sì. E poi, vabbè, te ti abbiamo già visto, Carlo Ventola, look maker, quindi tu darai una mano ai ragazzi per adeguare il look in base ai loro cambiamenti. A questo punto, beh, possiamo veramente iniziare, e conoscere il primo ragazzo che ci terrà compagnia per la durata dei 45 giorni del programma. Abbiamo l'onore, nonché il piacere, di chiamarlo Francesco Monaco. Vieni, Francesco. Eccolo qua. Ti do il microfono. Ok. Sera. Scatta l'applauso dal parterre. Allora, ti sei già voluto mettere in mezzo, perché poi sai che le ragazze, sì, una a destra e una sì, a sinistra, così sarei beato tra le beato donne. Tra le donne. Attento, perché ricordati che nel parterre lì c'è la tua ragazza. Sì, sì, buono. Sicuramente. Allora, vediamo di conoscerci un po' meglio. Abbiamo detto, per 45 giorni ti sottoporrai a quello che la dottoressa, l'istruttore, i vari istruttori, il look maker, l'estetista ti proporranno. Ma innanzitutto a te, perché è scattata la voglia di partecipare a questo programma? Beh, perché ormai, facendo un po' troppa vita sedentaria, ho deciso che qualcosa doveva cambiare. Anche perché, anche guardandomi nello specchio, ho notato che c'era qualche chiletto di troppo, c'erano un po' i capelli un po' che se ne andavano tra di loro, un'alimentazione abbastanza scorretta. Diciamo, anche perché io comunque faccio un determinato tipo di lavoro, diciamo che la tua vita non mi consente di seguire determinate... La tua vita sedentaria è dovuta proprio al tipo di lavoro, perché sì, ci vuoi dire, lo possiamo no, dire no, sicuramente. Sì, sì. Lavoro in un centro commerciale, orari spezzati, molte orari alle 6 di mattina, quindi non hai tutto il tempo per fare una giusta colazione, si rientra alle 10 a casa, a mezzogiorno si riparte col pranzo, perché all'una bisogna di nuovo... Però Francesco, io ti interrompo subito, perché a te c'è un'altra cosa che ti frega. Cioè, non è solo che hai poco tempo per mangiare, sì, o devi mangiare in modo sì, scontinato, sì, sì, è che la tua ragazza
Gestisci un bar. Perfetto. Ok. Sì. Quindi chiaramente tu nelle tue ore buca, quando puoi, la vai a trovare. Certo. E lei ti accoglie con la sua dolcezza, ma anche con le dolcezze prodotte dal bar. Giusto. Vogliamo inquadrarla un attimo, Francesca? Puoi fatti riconoscere, perché ci sono due ragazzi, una di affianco all'altro. Poi parleremo anche con te quando conosceremo meglio Francesco. Noi, la tua data di nascita, sei dell'81, mi pare? No, no, dell'82. Dell'82? Sì, sono nato il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. 6 gennaio dell'anno. Quindi tutti lo potranno ricordare. Va bene. Allora, abbiamo visto un po' Francesco. A questo punto io, se sei d'accordo, lancerei la clip che abbiamo realizzato su te. Sì. Va bene? Sì. Guardiamola insieme. Ciao, mi chiamo Francesco Monaco, ho 25 anni, lavoro presso un centro commerciale qui a Lucera, però oltre a lavorare passo la maggior parte della mia giornata in questo bar, poiché è della mia fidanzata, dove lo frequento con tutti i miei amici. Alcuni di loro sono anche qui, venite, vi faccio proprio vedere. Ciao ragazzi, tu Francesco, a posto? In questo bar io riesco a fare un po' come tipo casa mia, vengo qui, apro il frigorifero, inizio a mangiare. Ciao, allora, lei è la mia ragazza, lui è il suo fratello, e di solito quando voglio vengo qua, passo dietro al bancone e mi preparo qualsiasi cosa che mi va di preparare. Tipo le pizzette, anche perché sono prodotte proprio da loro, eh? Cioè non è roba surgelata. Oppure anche qualche dolcetto. Ottima pasticceria. Ma non fate un caffè, per sincero. Caffè voi, per grazie. E poi quando ne ho voglia? Mi vado proprio a preparare un buon gelato, artigianale, eh? Lo prepari da solo? Sì. Scusa Alessio, se mi viene ad aiutare? Con tutte queste cose buone non riesco proprio a dire di no, quindi quando vengo qua non riesco proprio a fermarmi da mangiare. Poi il venerdì fanno il wine bar, gustando un po' di buon vino e gustando anche qualche buon piatto, non si riesce proprio a dire di no. E dopo tutto questo mi sto accorgendo che veramente sto andando un po' in sovrappeso e quindi ho proprio bisogno di qualche persona fidata che mi dia una mano. Ok, abbiamo conosciuto in clip Francesco. Adesso, prima cambiamo, rispetto a prima abbiamo conosciuto prima Francesco e poi abbiamo visto la sua clip. Adesso proviamo a fare un'altra cosa. Conosciamo le due altre ragazze che parteciperanno a questa trasmissione Migliorarsi, conosciamole prima nel filmato che abbiamo realizzato con loro e poi le vediamo in studio dal vivo. E allora, iniziamo subito a conoscerle. Vai! Ciao, sono Martina. Ciao, sono Daniela. Noi abbiamo 18 anni e questa è la nostra scuola. La scuola e frequentiamo il quinto anno Ragioneria Turismo. Ormai sono 5 anni che andiamo in classe insieme, quindi ci conosciamo benissimo, infatti siamo amiche ormai, anzi siamo come sorelle. Due sorelle. Infatti condividiamo tutto praticamente. Gli hobby, diciamo, quello principale, la cosa che ci piace fare di più è ballare. Questo è il nostro hobby principale. Andiamo a ballare, diciamo che proviamo a ballare. Però ci stiamo riuscendo, ormai sono 3 mesi. Siamo quasi buone nel ballare, quindi riusciremo anche a migliorare. Niente. Le giornate quando fa caldo diciamo che approfittiamo per una piccola passeggiata in Siamo villa. Invogliate dalla villa che è così vicina. E la scuola ogni tanto viene marinata. Questa qualche schifettina andiamo a comprare al bar, ce la portiamo appresso. Patatine, panino con il salame. Tutte queste cose così. Il cornetto, la mattina. Non ci facciamo mancare niente diciamo. Marmellata, Nutella, di tutto di più. Infatti si vede tutto accumulato qui. Questo è il tipico pomeriggio mio e di Martina. Passiamo il pomeriggio mangiucchiando. Parlando dei nostri ragazzi, parlando delle nostre avventure. Martina si prende anche la patente, attenzione mi raccomando. Sì, sembra che sto a sfottere questa cosa di patente. Una ventina di gatti già investiti. Anche due cani ho fatto oggi.
Come è andato per il convito di scuola oggi? A me lo dubbio. No, è un po' difficile. No, ancora non lo vedo. Comunque passiamo la giornata parlando delle nostre attività che a scuola e delle nostre avventure, ragazzi. Stiamo mangiando, ovviamente. Nutella? Sta con me, subito. Oh, dimmi. La mia macchina. Attenzione. Bambina, ragazzi. Benissimo, a questo punto l'applauso è sulla fiducia. L'applauso è sulla fiducia, le abbiamo viste insieme nella clip, le vediamo insieme entrare in studio perché loro sono assolutamente inseparabili. Ed allora facciamo entrare Daniela e Martina. Eccole qua. Eccole qua. Prego. Uno, ciao, accomodati. Ve lo passate voi un po' il microfono, così facciamo qualche domanda, vediamo un po' le domande tranquille, semplici. Sì. Vediamo innanzitutto per quale motivo l'ho chiesto anche a Francesco, lui ce l'ha detto, mangia male, ha poco tempo per fare sport. Perché vi siete fatte coinvolgere, vale per tutte e due la medesima domanda, poi le passi tu il microfono, perché vi siete fatte coinvolgere da Carlo in questo programma? Vabbè, sembrerà banale la risposta, però comunque per migliorarci, perché anche noi abbiamo visto insomma qualche difettuccio così, quindi abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo accettato. Nella clip abbiamo visto che c'erano gli spuntini, le merende, probabilmente facendo i compiti insieme. Sì. Quindi palestra? Palestra no, niente no, palestra. Niente. Hobby particolari? Vabbè, ballare. Ah, quindi comunque c'avete un'attività di vostro che vi porterebbe a fare un po' di movimento. Sì. Ok, passa un po' il microfono. Ok. A me più o meno per lo stesso motivo, comunque una vita troppo sedentaria, qualche chilo di troppo, quindi abbiamo preso l'occasione al volo, ovviamente. Rispetto a Francesco, voi siete un po' più giovani, perché sì. Francesco abbiamo detto che è dell'82, voi invece mi pare che entrambe siate dell'88, giusto? Sì, sì. Abbiamo sentito che chi è che ha preso quasi la patente? Lei l'ha appena presa, io un po' di tempo okay, fa. Bene. Sì. Frequentate il quinto anno dell'Istituto Tecnico sì. Commerciale per Geometri, sempre a Lucera. Se sbaglio mi correggete. Sì, sì. Ok, ci siamo. No, okay. Corretto. E dopo? Le idee per il dopo? Dopo il percorso di studio? Pensiamo di continuare, sì. Comunque pensiamo di stare comunque insieme. Sempre insieme, quindi sì. Università, lavoro, fidanzati, tutto quanto lo si fa insieme. Io ti tolgo un attimo il microfono, scusami se vi passo davanti e passo davanti anche a loro. Ah no, voi siete microfonati, scusatemi. Vediamo un attimo in ordine, cominciamo da Francesca, conosciamolo un attimo perché tu sei in rappresentanza di Francesco. Francesca, e c'è anche tuo fratello dall'altra parte, ok. Sei dalla sua, cioè ti dava fastidio la sua pancia? Sì, sì, tantissimo. Ok, quindi felicissima che lui... Sì, contentissima. Ti sforzerai anche di non rimpinzarlo quando ti verrà a trovare al bar prossimamente? Sì, abbiamo visto che entra tranquillamente dietro, fa i gelati sì, e tutto. Sì, questa è casa sua, quindi fa da solo. Io gli ho detto sempre di non mangiare, però... Niente. Senti, puoi passare per cortesia il microfono ai genitori di Martina. Conosciamo un po' anche i genitori di Martina, il papà in questo caso, chiaramente. Il papà di Martina, felicissimo. Abbiamo... facciamo una sostituzione, le do questo perché... Il grigio sta meglio, sì, sì, è sì. Più carino, si sente? Il microfono. Buonasera, sono il papà di Martina, felicissimo di partecipare. Naturalmente, che posso dire? Quando vi è una buona iniziativa che può avere dei riflessi positivi nella società, perché non sostenerla e promuoverla? Anche perché, diciamolo, quando abbiamo fatto il primo incontro redazionale con voi, voi avete nutrito chiaramente dei dubbi, avete detto ma non è che le nostre ragazze diete ferre, le rovinate, e noi, quindi voi avevate dei legittimi timori in quanto genitori. Giustamente, però partecipando, vedendo un po' dal vivo come la ti abbiamo rassicurato. Quindi c'è esatto. Questa equip è stata rassicurante, comunque
ha già espresso la propria professionalità e vi ha un po' illustrato il percorso che questi ragazzi comunque seguiranno. Esattamente, esattamente. Quindi con la nostra presenza quindi ci conferma quello che in effetti abbiamo già conosciuto in precedenza. Bene. Benissimo, passiamo, oggi facciamo parlare i genitori, adesso sta dall'altra parte proprio della nostra tribuna, facciamo, ok, si presenti, un bel nome. Buonasera, sono il papà di Daniela, okay. Sono contento che partecipi a questo programma, mia figlia spero che migliore, si perde qualche chilo soprattutto. Lei in particolare, sì. In occasione del nostro incontro, era quello che nutriva maggiori dubbi, cioè sì, era quello più dubbioso. Infatti volevo parlare con la dottoressa. Esatto. Sì. Vabbè, noi vi abbiamo allestito un parterre di prim'ordine, dottoressa, personal trainer, esperto del nuoto, insomma, vi siete fidati di noi, sì, poi sì, vi cureremo il look, sì, insomma, sì, vi insegneremo anche a prendersi cura della loro pelle, giusto? Pelle, corpo. Va bene. Qualcosina su sua figlia? Qualcosa che... È un po' pigretta veramente mia È un po' pigra. Allora confermiamo quello sì, che dicevo io certo, prima, no? Certo. Dobbiamo puntare proprio su questo, dobbiamo sì, puntare. Sì. Ed allora a questo punto, poiché abbiamo già introdotto l'argomento di quello che noi vogliamo, di come vogliamo condurre le ragazze nel loro programma di lavoro, facciamo una cosa, lanciamo adesso la clip realizzata insieme all'equipe, poi dopo la conosceremo meglio singolarmente nei suoi elementi, ma lanciamo adesso la clip e vediamo in questa riunione di esperti come si è deciso di operare e di far lavorare questi ragazzi. Facciamo partire il contributo. Abbiamo conosciuto i nostri ragazzi, abbiamo conosciuto la nostra Martina, abbiamo conosciuto il nostro Francesco e la nostra Daniela. Dobbiamo comunque far sì che questi ragazzi devono perdere un po' di chili e devono soprattutto avere un diario alimentare sano. Il messaggio che dobbiamo dare è proprio quello di farli stare meglio e di coccolarli e aiutarli proprio in questo cammino. Tant'è che dalle analisi che gli abbiamo fatto fare, vediamo un po', dobbiamo proprio decidere il da farsi su questi ragazzi. Lei ha pensato a cosa per questi ragazzi, in base pure alle attività fisiche? Sì, infatti dalle analisi è risultato che hanno bene o male un colesterolo e dei livelli di sia di HDL che di LDL che stanno arrivando ai limiti massimi. Per cui sicuramente loro dovranno seguire delle indicazioni dietetiche adeguate e dovranno anche fare delle attività motorie. Certo, per noi faremo proprio, penso che questo è quello che dobbiamo concordare, è all'inizio una cosa un po' più soft perché non hanno mai fatto sì, attività, perciò andremo con una volta pure Donato, abbiamo già pure un po' parlato, una volta in palestra, una volta in piscina e una volta in massaggi. Sì, perché penso non che è proprio sono quello fuori che forma. Per questa settimana, per questa settimana faremo... Poi no, all'inizio. Poi che ne pensi? Poi il piano dovrà essere rivisto. Naturalmente in questa settimana partiremo con un programma dal punto di vista atletico soft, anche per creare delle condizioni. Bene, pure sì, per quanto riguarda l'acqua. Sì, man mano andrà ad aumentare. In acqua loro non soffriranno di dolori dovuti a creazione di acido lattico, questo no, però il lavoro sarà sempre graduale. Certo, pure per quanto comunque riguarda e concerne il loro diario alimentare, all'inizio non sarà subito drastico, sarà veramente una cosa soft che poi man mano andremo ad amplificare. Per quanto riguarda i massaggi, comunque serviranno proprio per farli rilassare, soprattutto in questa prima settimana, e anche per tonificare un po' il loro corpo. E cosa hai pensato per la prima settimana, anche per te un massaggio alla settimana? Penso che allora, bene. All'inizio io darei molta importanza al rilassamento. Certo. Il primo massaggio deve essere proprio di rilassamento, infatti lo faremo sul lettino d'ambra, dove loro toglieranno tutte le tensioni, perché sicuramente saranno accumulate, certo, anche la prima volta, poi è un programma, oltre comunque a dimagrire, c'erano queste telecamere dietro, ecco, perciò sarà un po' più faticoso. Quindi con il primo massaggio si rilasceranno, diventeranno più consapevoli di quello che andranno a fare, che stanno facendo, e poi andremo avanti con i massaggi tecnici, cioè quelli proprio con dei fanghi,
per togliere le tossine, per drenare, certo, e per eliminare alla fine la cellulite. Per quanto riguarda appunto proprio il discorso programma che dovremo dare ai nostri ragazzi, lo farà la dottoressa, e proprio vi dirà che verranno una volta a settimana in palestra, una in piscina e una dai massaggi. E poi comunque verranno anche seguiti da lei per quanto riguarda la dieta, e verranno una volta da me proprio per rifarsi un po' il look. Benissimo, allora questo è quello che abbiamo concordato, e poi comunque ci aggiorneremo man mano nel percorso per davvero vedere i risultati che hanno ottenuto e per valutare se dobbiamo ampliare o diminuire qualcosa. Ok, grazie. Ok, abbiamo visto la clip, vi abbiamo visti all'opera, vi abbiamo visto confabulare, decidere, fare i vostri programmi, scambiarvi le vostre idee. Adesso vediamo un po' singolarmente, ognuno di voi ci spiega per favore cosa ha previsto per ogni singolo ragazzo. Iniziamo chiaramente dalla... Io chiedo scusa, prima ho sbagliato il cognome, spero di non rifare la medesima gaffa. Giselda Di Carlo, sì. Ok, non Di Marco come ho detto prima, no, biologa e dietista. Sì. Iniziamo da lei, anche perché è evidente che uno dei primi problemi da affrontare per iniziare a migliorarsi è quello di iniziare a perdere qualcuno dei chiletti che si sono andati a fermare sul corpo dei nostri ragazzi. Certo. Prego. Sì, infatti per quanto riguarda sia me che anche il resto dell'equipe, abbiamo voluto che i ragazzi facessero degli esami del sangue per vedere le loro condizioni di salute, hanno fatto anche una prova da sforzo, l'elettrocardiogramma per vedere se poi potevano sostenere l'attività fisica. E una volta che abbiamo accertato che non c'erano problemi, allora per quanto mi riguarda io ho detto loro che darò delle indicazioni alimentari attraverso il diario alimentare e sottolineerò le cose che erroneamente si possono mangiare. Quando parliamo di dieta, perché sì, noi chiaramente attribuiremo ai ragazzi una dieta, una scaletta alimentare, sì, da rispettare, ma quando parliamo di dieta, parliamo di qualcosa di ferreo, di rigido, cioè ne so, a pranzo carota e spinaci e basta, 30 litri, 30 grammi d'acqua, come no, funziona? Vogliamo rassicurarli, perché li vedo qua già in tensione. No, no, assolutamente. Allora, loro, quello che io voglio da loro, che ho già parlato con loro, è quello di imparare a saper mangiare, perché dieta, saper mangiare non significa avere delle restrizioni che poi possono essere rispettate soltanto per un breve periodo e poi si ritorna alle cattive abitudini. Quindi il titolo ritorna comodo anche in questo, migliorarsi, sì, migliorarsi anche nelle proprie abitudini alimentari. Sì, sì, fondamentalmente, fondamentalmente è questo, abituarsi a mangiare in modo diverso, a mangiare in modo sano. E poi da lì, infatti, ho detto loro che da soli impareranno a stipulare quasi una dieta, perché impareremo le porzioni, impareremo a gestire le quantità degli alimenti, anche se loro vogliono uscire con i loro amici e mangiarsi una pizza, capire poi a pranzo, a colazione, quale sarebbe la cosa migliore da mangiare per in prossimità della pizza stato... della sera, sì, per cercare di bilanciare poi tutti gli alimenti. Una domanda, la chiedo a nome loro, ma con la pizza si beve l'acqua o si può bere una birra o una Coca-Cola? Allora, sarebbe più opportuno bere l'acqua, però i ragazzi non la bevono l'acqua, anche se berranno birra e Coca-Cola, poi il giorno dopo si rifaranno. Le ragazze una 0,2, lui magari gli diamo una 0,4. Sì, perché, sì. Come premio però. Beh. Come premio. Soltanto il sabato sera, se sei stato bravo dal lunedì al sabato. Fatti chiari. Va bene, posso dire anche quest'altra cosa? Sì. Chiaramente noi parleremo di dieta con i ragazzi, però i suoi consigli saranno utili a tutti quelli che ascoltano.